Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video, un video scottante, mamma mia, molto scottante. Oggi siamo qui con ovviamente la nostra bella Nissan Silvia, abbiamo lì dietro, riprendi Mattia, la Supra di Mirko e qui un'auto da corsa. Perché? Leggendo i commenti, perché esatto, ogni tanto li guardo, la domanda più richiesta è: ma quanto costa? Quanto costa fare un lavoro di questo tipo? Anche qui in officina ci scrivete tanti, ci mandate tante mail. Oggi in un piccolo video vogliamo un attimino spiegargli quanto effettivamente può costare preparare una macchina. Esatto, perché il problema, tra l'altro è successo anche mentre eravamo qui a girare un video, che arrivano persone con richieste molto bizzarre. È tutto fattibile a questo mondo, perché come vedi c'è un motore di una Corvette dentro una BMW, però è tutto legato alle capacità e al costo. Esatto. Cioè, tutto è fattibile. Questo ragazzo, se vede questo video, non ti preoccupare, sei uno di milioni, non è che sei solo tu. Voleva fare una Opel Corsa da aspirata a turbo con 500 euro. Che non compra forse neanche le bielle. No, cioè non è che se ne fa una colpa. Ma no, certo, è perché non lo sanno. Infatti questo video serve proprio a dare un'infarinatura su quello che può costare preparare una macchina. Esatto, io direi che possiamo partire. Ovviamente generalizzare sui corsi di una preparazione è impossibile, perché per ricavare 200 o più cavalli più da un Silvia c'è un determinato costo, per ricavare da una Golf c'è un altro, per ricavare da un BMW, un M3 ce n'è un altro ancora. Il video di oggi sarà un'infarinatura per cercare di trasmettere il più possibile quello che può essere il costo di una preparazione. Tu cosa stai scrivendo? I costi dello sponsor. Mirko, a te piace la Formula 1? Eh certo. Allora, con NordVPN, 3 euro al mese, hai 30 giorni di prova gratuiti. Se tu sei su un sito e non vuoi che i tuoi dati vengano risucchiati, sei protetto. Non hai malware, quindi non ti arrivano dentro i virus. Non ci sono i pop-up invasivi, quindi se stai vedendo una serie, questi robi come hai vinto un iPhone, sei il milionesimo vincitore, presente quei robi lì? Le solite rotture. Non saltano fuori perché non ci sono. No tracciamenti, quindi non sanno chi sei, dove vai, cosa fai, non sanno niente. E in più chi si iscrive a questa fantastica applicazione chiamata NordVPN supporta il canale Passione Motori. Cosa stai facendo tu? Sto scrivendo a VPN. Ah, ti stai già scrivendo? 30 giorni di prova. Bravo. Fai come Mirko, iscriviti anche tu. Ma la Formula 1 come la vedo gratis? Questa è un'ottima domanda, Mirko. Basta che tu con NordVPN selezioni la Svizzera, vai sulla RSI e in streaming, quando la Formula 1 è in diretta, te la guardi. Semplice? Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Bene, ora partiamo da una preparazione di una macchina molto molto base. Non scegliamo un modello, diciamo semplicemente che se uno ha un 1200, 1400, 1600, 2000 aspirato e lo vuole fare turbo, scriviamo. Che è la maggior parte delle richieste che ci arrivano. Ecco, non 500 euro non bastano. Ma neanche 1000. Esatto. Dipende poi uno da quello che vuole come risultato. Bravo. Finale. C'è una turbizzazione, chiamiamola low cost, tra esatto, virgolette, in cui si mantiene il motore originale. Mm. Ovviamente si gira a pressioni basse. Basse. Ecco. Pressioni che... Cos'è? 0,03, 0,4? Poi dipende anche dal motore. Dipende anche dal motore, ma sicuramente non vai a soffiare dentro un bar rotti. No, direi no. Punto primo, motore chiuso. Sì. Con lettori di scarico. Molto bene. Il nostro turbo. Turbo. La nostra linea di scarico, che ovviamente andrà adattata. Linee di alimentazione per quanto riguarda l'olio, perché la turbina va raffreddata e lubrificata. Circuito alta pressione, quindi tubazioni, intercooler. Bravissimo. Alimentazione, pompe benzina, linee benzina, iniettori carburante. Allora facciamo così, mettiamo qua che sennò non ci stiamo più qua, che bisogna prendere 5 lavagne. Dobbiamo andare dietro. Un po' più dritto. Elettronica, che sia originale o da corsa, comunque in ogni caso c'è da lavorarci sopra. Esatto, che può essere una semplice rimappa o comunque un cambiare tutta la centralina, esatto, eccetera. E questo è a motore chiuso. Chiuso, esatto. Se quello il che... motore lo supporta, perché bravo, ci sono alcuni motori che solo che gli appoggi 0,1 scoppiano. Ci sono determinati motori che supportano la trasformazione da aspirato a turbo in low boost, esatto, altri che proprio sono completamente allergici. Dipende sempre anche dalla costruzione del motore. Certamente. Cioè, prendi ad esempio l'M3, che è un motore che conosciamo sigla molto bene, S54. Ok. È un motore che nasce aspirato, sì, 340 cavalli di serie, ha una costruzione del blocco che è formidabile. Cioè, molto simile a quella del... Molto simile a quello del GZ. Quindi gli puoi soffiare dentro quello che vuoi, facci 700-800 cavalli con la macchina di Simone. Bravo. E lui li digerisce tranquillo, senza nessun problema. Ci sono altri motori, addirittura alcuni già turbo, che se vai semplicemente a alzare un pelo di più, partono di quelle crepe che arrivano da cima a fondo.
totale, ovviamente diamo un range, perché ovviamente come sappiamo dipende dalla macchina, dal motore. Se si parla di un appunto 1200 o si parla di un BMW 3000 o un V8 americano, i costi cambiano. Esatto. Qui oscilli sicuramente dai, utilizzando componentistica decente, bravo, dai 7-8 mila euro a salire. Pensa a qualcosa che ti viene in mente di questi qua, solo di pezzi. Conta che un 5-6 mila ci vanno dietro. Solo di pezzi, quindi diciamo che sono 5.000/6.000 euro solo di pezzi. Quindi questo se voi siete in grado di farlo, ma attenzione, quindi questo sono solo i pezzi, la manodopera, il meccanico c'è, meno costoso. C'è da regolarsi in base a questo parametro qua, secondo me, che se tu vai dal meccanico basilare, quello che si accontenta di fare il suo tagliandino, le sue pastiglie, le sue gomme, che magari non fa neanche si lavori, non sa neanche da che parte cominciare a fare un lavoro, ok, del cioè sta parlando di un meccanico base, quello, allora l'apprendista quanto prende guadagnano allora? 25 euro all'ora. Benissimo. Prendiamo per esempio Mercedes. Ok. Oscillano dalle 65 alle 70-72 euro più IVA all'ora, se 70. Non ricordo male. Ipotizziamo 70. Quante ore ci vogliono per fare questo ambaradan? Dipende dalla macchina, è difficile dirtelo. La frizione, ci siamo dimenticati qua. Ah, giusto, la frizione. La frizione. Mettiamola, che sicuro slitta, perché se una frizione ha voglia. Per una macchina aspirata, hai voglia. Poco poco per l'installazione parti, installazione, quindi installazione, non taratura su banco, okay, o sviluppo mappa. Ok. Poco poco c'hai dai 2 ai 3 giorni di lavoro. Almeno un 30 ore di lavoro. Se compri roba già pronta. Ok, certo. Perché non so se ti ricordi quando abbiamo fatto il tuo downpipe. Sì, che l'hai dovuto costruire tu. Ti ricordi quanto tempo ci abbiamo messo? A voglia, poi tutto lì a saldare, fare pezzo per pezzo, ci metti una giornata. Diciamo è un casino spiegarla sta roba. Sì, però a me serve questo solo per fare capire che con 500 euro non fai niente. Ma non prendi neanche il foglio di carta e scrivere. Capito? Non ti danno neanche il penale, neanche il pennarello. Questa qui 700 euro sta lavata. No, non è vero. 80 euro. Siamo già stando molto generali. Con meno di 7.500 euro non fate la trasformazione a turbo, ve la scordate. Ciao, se ti piacciono i contenuti di Passione Motori, considera l'iscrizione. Clicca e iscriviti per supportare il canale. Tanto è gratis. Ora, ovviamente dai 7.500 ci si può andare a sbizzarire, a crescere. Lì, allora, cioè, il problema non è tanto quanto si può andare su, perché su si può andare all'infinito, è che più giù di un tot non esiste. Questo è il minimo sindacabile per far funzionare le cose come vanno fatte, col motore chiuso. Cioè, prendiamo il nostro motore aspirato che gli piace avere la turbina, esatto, gli mettiamo la turbina, gli facciamo funzionare tutto, meno di questo non spenderete né oggi. Se poi volete anche mettere pistoni, bielle, da qui si sale, tralasciando le varie sfumature dello scarico mappe filtro, che sono quelli che ci chiedono tutti. Oscilli dai 1500 ai 2500 se vuoi lo scarico ultra figo, ultra low cost. Poi abbiamo il low cost, che quindi è una macchina che non è turbo, ma la faccio la turbo. Facciamo turbo. E adesso passiamo a una preparazione bella importante per un'auto comunque stradale. Parla di auto stradali con 900 cavalli. Ok, facciamo un JZ incazzato. Un motore incazzato, forte, okay, che può essere un Toyota, un RB, anche un SR. Anche un SR, ok. Questo perché tante volte... Un S54, comunque un motore che ti permette di quando mi scrivono riempire le mutande. A volte mi scrivono mi scrivono ma perché no, mettici 800 cavalli, ma la gente non ha idea del divario di prezzo da 400 a 800. È immane il divario di prezzo. Esatto. E noi oggi ve lo dimostriamo. Abbiamo parlato già di questo. Qui abbiamo i soliti 1500 canonici dello scarico mappe filtro. Esatto. Il low cost bene o male 7.500, che sia almeno una trasformazione da aspirato a turbo o che la macchina sia già turbo, quindi andando a maggiorare la turbina, adeguando l'elettronica e tutto, più 5, o meno. 6, 7 ce li picchi sopra. Perfetto. È una cosa che ci eravamo dimenticati, parlare degli swap. Cos'è lo swap? Prendo il motore di un'altra vettura e lo metto sulla mia. Cosa intelligente da farsi se uno dice prendiamo il BMW, io ho un 318, voglio mettere dentro un motore dell'M3. Sì. Togli il 318, lo metti dentro, attacchi la centralina e la macchina parte. Eh, ma se tu vuoi mettere il motore dell'M3 dentro la 1, la
Audi A1, sì, magari ce lo fai anche stare, ma devi squartare la macchina dai 3.000 a salire. Perfetto, quindi dai 3.000 e salire per uno swap, se la macchina è già predisposta per quel motore. Quindi se voi avete una macchina che il motore non è predisposto per quella vettura, appunto, sapete che è di più. Adesso arriviamo a: ciao Mirko, io ho un Supra, è già turbo, voglio fare 900 cavalli, perché su Need for Speed è facile, no? Perfetto. Ok, allora sulla Supra il divario è intorno ai 650 cavalli. Ok, quindi perché diciamo il motore chiuso, il 2JZ chiuso, e ne abbiamo fatti diversi, sì, fino a 650 cavalli si sta sciacquando la bocca. Ok, gli tiene tranquillamente, gli fa il suo contorno, quindi collettori, turbo, in base alla roba che scegli oscilli dai 15 ai 18.000 euro. Benissimo. E arrivi ai tuoi 650 cavalli. Allora, mettiamolo già qua. Qua mettiamo 650 cavalli, mettiamo un 18, va bene? Comprando componentistica di ottima qualità, perché la turbina di Peppino il Salumiere, il collettore cinese, comunque materiale di pessima qualità, costa, ti permette di abbassare tanto i costi tu, per poi darli al meccanico quando ti rifà il motore perché l'hai scoppiato. Quindi facciamo le cose come vanno fatte, una volta sola. E il motore chiuso io dura. Che l'ho visto sul sito di là, costa meno di qua, di là, e no, gli spendete tutti dopo e lui ne sa qualcosa. Sì, che poi lì il bello che non ero stato io a dire no, paghiamo poco, lui ha detto guarda, fai tu, ha scelto lui per me, malissimo. Ma che poi alla fine, cioè, erano lì i costi. I costi erano lì? Erano lì. Scegliendo più o meno, cioè avrò risparmiato. Basta sapere dove andare a comprare le cose. Forse 3.000 euro. Come comprarle. Di pezzi avrò risparmiato 3.000 euro. Sì. Con la differenza che è esploso e potevo farlo una volta prima e ne risparmiamo 10. Comunque, 2GZ 900 cavalli. Pistoni, BL. Sì. Ma davvero vuoi scrivere tutto pezzo per pezzo? Quando finisce la lavagna diciamo è altro. E non siamo neanche a metà. Bravissimo. Turbo ovviamente. Stone. Prendiamo ad esempio il motore in questione. Sì, ce l'abbiamo qui. Abbiamo qui il motore in questione, un 2JZ che deve urlare. Di pistoni e BL abbiamo speso all'incirca 2.500 euro. Benissimo. Beh, conta che qui abbiamo messo dentro anche il top del top, quindi secondo me erano anche 3.000. Il turbo, questa qui è una turbina Precision su cuscinetti. Fallo Gen vedere. 2, è l'ultima in produzione. Evoluzione della potenza. Il meglio del meglio, 2.500 euro. Benissimo. Collettori di scarico, 2.500 euro. Benissimo. Testata, quindi valvole, molle, guide valvole, lavorazione testa e camme, all'incirca 4.000 euro. Collettore d'aspirazione 1.000. 2.5. 2.5 quello? Compreso di farfalla. Compreso di farfalla. Frizione. Minchia, frizione questa. 2.8. Scarico, fa anche 3.000, va, perché c'è il downpipe e tutto. Wastegate, 1.000 euro. Essendo un motore Toyota, è tutta roba di importazione. Ah, giusto, poi ai nostri amici in dogana dobbiamo dargli il dazio e l'IVA. E l'IVA. L'IVA è il 22%. Ok. Elettronica. Elettronica. 2005. Impianto accensione. Bobina accensione cavi 1200. Impianto alimentazione. Alimentazione. E questa macchina qui monterà due pompe. 2005. Intercooler. E giro tubi aria. Ma mi sembra che era intorno ai 1500. Ora, a questo manca ovviamente tantissime. Manca, esatto. Cioè, per farci un esempio, questa non è stata menzionata, questa non è stata menzionata. Queste tubazioni qui che costano dei reni non sono state menzionate. Oh, ovviamente nella ricostruzione di un motore del genere tutta la componentistica va messa nuova, quindi pompe dell'acqua, pompe dell'olio, viene tutto controllato in rettifica. Certo, la rettifica pure quelle sono soldi, molti soldi, io ne so qualcosa con la S-15. Diciamo che per farla breve, motore del genere messo in moto con 900 cavalli, siamo intorno ai 40. Oh là. Quindi quando mi dite ma perché non hai messo 800 cavalli sulla Silvia, che sono ben lontani dai 18 dai 650, avete capito la differenza? Quindi questo è l'idea del Passione Motori 400 cavalli, questa è l'idea del Passione Motori, ma perché non hai messo 800 sulla Silvia? Beh, ma qui abbiamo parlato solo di motore, sì, perché ovviamente poi la macchina deve stare in strada. Esatto, devi metterci un differenziale. Bravissimo. Che mi si è rotto.
quando i cavalli spingono. Quando i cavalli spingono, se vuoi essere tranquillo devi mettere un albero di trasmissione rinforzato, delle gomme, dei cerchi che riescano in qualche modo a scaricare quello che tu stai mettendo in terra. Stiamo parlando di un motore. Sì, ma poi di una macchina che ha un cambio che regge, perché se fosse l'S15 che ha il cambio di burro, bisogna mettere anche il cambio. Che è il motivo per cui noi ci siamo fermati a quei cavalli. Esatto, perché questa macchina poteva fare. Perché tanti chiedono, ma perché non ne avete fatti di più? Perché si scioglie il resto intorno. Come abbiamo detto quando eravamo sul banco, ci mettiamo un attimo a cavarne fuori 500. Sì, solo che poi però già il cambio è lo un vedevi disastro. Che guardavi sotto, si era arrotolato. Io voglio solo dire una roba adesso. Macchina da competizione come questa. Beh, questa è il non plus ultra. Diciamo che se vuoi fare una macchina figa col sequenziale, una macchina fatta come si deve, ci vuole 100.000 euro. Ve lo scrivo un attimo, un attimo, perché anche se vedete correre magari, che ne so, gente che fa drift, non so, nel Drift Master, comunque macchine non le non plus ultra, meno di questo non c'è niente. Quello che costa poco sono le bocce. Compri le bocce, vai al parco e lanci le bocce. Allora, Armando, lanci la tua boccia e costa grappina poco. E vivono anche meglio di noi, ma molto meglio. Anche perché sai come la vivo io l'ansia di costruire un motore del genere? Tu lo puoi controllare sempre. Però puoi controllare anche il pelo e l'oro. La paura c'è sempre. Arriviamo al punto finale di questo video. S15. Aia. Ok. Questo è quello che il signor Passione Motori, tra costo della vettura comprata nel 2018, che costava molto meno di quello che costa adesso. No, perché oggi queste, una spec R a meno di 30, te la dimentichi. Bravissimo. Questo anche per dire a tutti quelli, minchia, una macchina degli anni 90, che c***o vuoi? Se il mercato è questo e costa così, la vuoi, costa questo. Non la vuoi, compra la Stilo. No, in base alla richiesta, esatto, il prezzo. Perché compri un Rolex che magari salirà di valore, ti lamenti? Ma costa troppo? Compra lo Swatch allora. Questo è quello che io ho speso, più o meno. Poi secondo me è più. Se andiamo anche a vedere, secondo me è più. È più. Se andiamo a vedere altri pezzi che mi sono dimenticato, che erano stati persi, che ho ricomprati, i carattrezzi, lasciamo perdere. Per fare un motore come il mio, l'ultimo, lasciamo perdere quelli prima che si sono rotti, lì non calcoliamo. Se voi avete una Silvia S15 originale, vogliamo fare, Mirko, 395 cavalli come Passione Motori, oscilliamo intorno al ventino. Molto bene, calcolate il costo della macchina di oggi, che è almeno 30, almeno 30, comunque, 30 è già, guarda che 30 è un buon prezzo, perché poi se devi calcolare l'importazione, e la devi targa, devi trovarla targata, perché al giorno d'oggi targare le macchine è diventata una follia. Questo è il costo per fare una bellissima S15 così. Quindi io dico, perché andare a spendere questi soldi comprandola poi così, quando potete prendere la mia a poco più di questo? È diventata una televendita. Vabbè, dai, a parte questo, ragazzi, spero che questo video sia servito. Secondo me sì, è un video che serve a far capire. Sì, che è una grossa infarinatura, perché dare il dettaglio di ogni singola macchina è praticamente impossibile. Serve un attimino a sfatare quelli che sono i miti, perché tanta gente ci scrive che vogliono fare dei progetti imponenti e hanno dei budget che sono davvero strazianti. Abbandonate questo paese, andate a lavorare all'estero che si guadagna di più e fate 2GZ. Grazie e arrivederci, un saluto.